stampa di presentazione della mostra Beata Gioventù con il Dipartimento di Sociologia e di Scienze Sociali dell'Università e si svolgerà appunto a Castel Galassi. Dell'Ateneo e della disciplina e tutti gli studenti, anche indipendentemente, sono stati anni di nessuna delle mie ha riconosciuto che quello è un interesse. Fanno vedere quanto siamo cambiati nel frattempo. Quindi grazie mille per averla organizzata, siamo stati molto contenti di dargli il nostro contributo. Chiaramente questa mostra ha al centro lo sguardo di Flavio Faganello, un grande fotografo. È un'iniziativa che nasce nel segno fortissimo di una delle comunità rurali, quella di Campodendo prima di tutto, quella trentina, non solo. E di fatto, per quanto mi riguarda, è stata una sorta di la tradizione, i coscritti rispetto alla contestazione. Poi di fatto è chiaro, non si può considerare che studiamo non a caso nella facoltà di sociologia questo mondo che è di Trento, in questa splendida sala appunto a presentare la mostra che sarà ospitata nel prossimo poi da Castel Galassi. Lo ringrazio per l'accoglienza, così come ringrazio il dottor Mazzanti per aver proposto questa iniziativa. Ma è da mesi atto a far vivere Castello, a farlo gestire appunto in modo abbastanza azione a quello che è Castel Galassi, perché in realtà altrimenti diventa un, diciamo, in questa fase va a completare, ma direi a incentivare le visite del Castello, perché attualmente abbiamo ospitato le e chiaramente più credibilità dei visitatori in quanto è una mostra forse anche più facile. Dunque io devo ovviamente ringraziare tutti per la collaborazione, a partire da Don Mazzanti, con il professor Tiglio, per l'istituzione anche della dottoressa Martavilla, che coinvolge comunque la popolazione locale e non, questo è il valore aggiunto, perché una mostra portata da Trento, per, diciamo bellissima che sia, valorizzata poi con diciamo, le foto locali.